Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Abbiamo ascoltato nella prima lettura la parte conclusiva del bellissimo, pieno di consolazione, libro del profeta Osea, che culmina, ci sono delle promesse che il Signore fa, bellissime: li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò di loro cuore, sarò come un giada per Israele, torneranno a sedersi alla mia ombra. Bellissimi, ad alcune condizioni però. Una ce n'è all'inizio e un'altra ce n'è alla fine. La prima è: torna Israele al Signore tuo Dio, perché è inciampato nella tua iniquità. Preparate le parole da dire e tornate al Signore. Come accade la dinamica di una risurrezione di una vita? Guardate, è molto semplice, anche se dentro i cuori poi questo attiva un processo veramente meraviglioso. Dio fa sempre il primo passo, sempre, perché se Dio non facesse il primo passo saremmo tutti quanti spacciati. Ti manda un input, ti manda un flash, senti una parola, ti arriva una mano tesa, nelle più svariate modalità possibili, quelle più comuni, come può essere l'intervento di un ministro alle circostanze più strane. Dopodiché, dentro di noi, ecco, comincia il combattimento. Che faccio? Che non faccio? Vado? Non vado? C'ho paura? Non c'ho paura? Mi perdono? Non mi perdono? Quindi c'è questo... qui è il momento decisivo. E qui si inseriscono queste parole. Torna Israele al Signore tuo Dio. Prepara le parole da dirgli. E digli, una volta che sei andato, ecco, ti prego, togli ogni mia iniquità, accetta quello che di buono ho combinato e ti offrirò il frutto delle mie lacrime. Quindi Dio parte, dentro l'uomo c'è un combattimento, l'uomo deve rispondere, dopodiché è tutto fatto. Io li guarirò dalla loro fedeltà, li amerò di loro cuore, la vita risorge. Questo ci vogliono meno di un minuto a dirlo, ma vi assicuro che qui si giocano le vite di tutti i giorni per queste cose, tutti i santi giorni in tantissimi anni. Grazie a Dio, quando vengono da me vuol dire che il discorso è andato bene, ecco, quindi che il combattimento, la risposta data dal Signore è stata positiva. Purtroppo so per certo, un po' perché lo so, un po' perché lo intuisco, che molte volte purtroppo questo combattimento non va a finire bene, cioè l'anima non trova il coraggio di presentarsi davanti al Signore e ancor di più davanti al suo ministro. E che succede in questo caso? Che succede? Succede che il Signore rispetta la nostra libertà e torna in un altro momento. Veramente succede così. Quante volte torna? Torna tante volte, l'ultima volta dicono questi spiriti, ma pure al momento della morte. Se anche il momento della morte non gli dice no, e poi sono guai, poi sono veramente guai. La lettura dice così: chi è saggio comprenda queste cose, attenzione, quindi è un'esortazione, detta attento, chi ha intelligenza le comprende, perché le vie del Signore sono rette. Avete visto quanto è facile capire uno ci sono il Signore? I giusti camminano in essi, ma i malvagi vi inciampano. Cosa fanno i malvagi? I malvagi pensano a tutte quante le cose storte che vanno storte nella vita, ma tutte quante colpa del Padre Eterno. C'hanno una lista di cose brutte, capite? Ma non funziona così. Le cose vanno male a causa nostra e il nostro Signore passa tutta la nostra vita terrena a cercare di riportarci a Lui per il nostro bene, perché le cose cominciano dalle rette. Questa è la rettitudine delle vie del Signore. Due paroline anche veloci sul Vangelo. Qui c'è l'invio degli apostoli. Ci sono innanzitutto una raccomandazione, questa dovremmo farci veramente un quadretto. I comportamenti che noi dobbiamo avere sempre in relazione soprattutto al prossimo. Quanto sono belle le colombe? Sono belle le colombe, no? Bianche, schiette, semplici come colombe. Quindi noi ci presentiamo senza ipocrisia, senza niente, e con un unico atteggiamento e con un unico comportamento. Come dicevo l'altra sera ai cari figli del consiglio pastorale, noi abbiamo solo un comportamento, è la carità. Andare incontro alle persone con grande apertura di cuore, con grande semplicità. Però ci vuole anche un pochino di prudenza, capite? Vanno unite insieme queste cose, perché soltanto la carità senza la prudenza ti rende un bersaglio, capite? Non tira il bersaglio, capite? Cioè qui Gesù parla delle persecuzioni, no? Cioè
uno deve fare attenzione, perché certamente ci perseguiteranno e ci ammazzeranno, ma non è, vi ricordate i film di Fantozzi quando prendevano un giro, no? Gli avevano messo un bersaglio davanti e di dietro in mezzo al campo da tiro e lui stava lì così, sparatemi addosso. Questo non è essere con la carità, questo è essere sciocchi, capite? Quindi ci sono degli scritti dei padri della Chiesa che dicono: attenzione, sì, abbiamo le persecuzioni, però state attenti, cioè se riuscite a non farvi prendere dai legati dell'imperatore sarebbe meglio, non perché abbiamo paura di versare il sangue per Cristo, ma perché tanto se scritto vuole che il sangue lo versi, t'accapperanno, però tu cerca di non esporti in maniera sciocca, in maniera gratuita. Quindi la prudenza del serpente ti fa sempre unita alla semplicità della colomba, difficile trovare poi in concreto la sintesi. E poi c'è questa realtà purtroppo brutta delle persecuzioni che possono diventare gravissime e anche familiari. Gesù dice delle parole terribili che, tra l'altro, chi conosce la storia della Chiesa e anche gli atti dei martiri, purtroppo queste cose sono successe. Il fratello sarà morto, il fratello, il padre e il figlio. Non so chi di voi quest'anno è venuto in pellegrinaggio a Bolsena, al miracolo eucaristico, lì c'era la storia di Santa Cristina. Ma Santa Cristina è stata condannata a morte dal padre, che era un funzionario romano, a essere gettata dentro il fiume in Bolsena con una pietra al collo. E poi è successo il miracolo, che la pietra galleggiava. Santa Cristina si è presentata al padre, il padre aveva un infarto, è morto secco, aveva visto la figlia. Ma un padre aveva avuto il collo, vi rendete conto? Un padre che mette a morte la figlia, cioè è allucinante. Ma sono successe queste tantissime altre storie. Quindi come mai succedono queste cose? È perché dicono queste cose, purtroppo, cioè il mistero in limitatis, il mistero dell'iniquità, diceva San Giovanni Paolo II. Gesù viene nel mondo a portare il cielo, purtroppo nel mondo non comanda il cielo, comanda qualcun altro, e quando quel qualcun altro viene sfrugugliato, non c'è bisogno che Dio che sia, fa il pazzo, si vendica, e fa un diavolo a quattro, come si dice. Ecco, il nostro Signore non gli dà un potere illimitato, però purtroppo a volte qualche cosa gli viene concesso di fare. Queste circostanze i fedeli sono chiamati a volte proprio a versare il sangue, non in senso metaforico, ma in senso reale. Ricordate ogni volta che passiamo dinanzi a quella bella nostra cappellina, quella è tanto bella adesso, no? Ci vengono i turisti a fare tante fotografie, ma lì ci stanno litri di sangue versato lì dentro, quindi non è uno scherzo, insomma, il martirio è una cosa seria. Quindi non dobbiamo scandalizzarci nel piccolo quando succede sempre così. Però una persona si avvicina un po' al Signore e diventa sistematicamente oggetto di bersaglio, quantomeno di ironie, battutine, sorrisini, o a volte peggio, insulti proprio, cioè, oppure uno dice ma che ti sei dato le volte al cervello, e a volte queste cose succedono non lontani da noi, ma dalle persone che ci fa più male, che sono quelle più vicine. Familiari stretti, parenti, amici, che sono anziché ringraziamo il Signore che si è avvicinato un po' alla Chiesa, che sta avendo una bella esperienza, sono quelli che cominciano a darci il tormento e a dire ma che ti sei ammattito, che qua, là, il prete, questo, quell'altro, esagerato, tutte queste cose qui. Quindi, diciamo che ci è andata bene, meglio questo che il martirio di sangue, insomma. Non dobbiamo stupirci però di questo. Dio non vorrebbe una cosa di questo genere, ma questo ci fa comprendere come nella vita terrena è in atto un combattimento, purtroppo, tra il bene e il male. Purtroppo appena arriva un pochino di bene, dobbiamo sempre aspettarci l'onda di ritorno del male che si abbaglia. La promessa del Signore è che siamo difesi e protetti. Non dobbiamo avere paura, non dobbiamo mai reagire alle provocazioni. Gesù nel Vangelo ci insegna: se ti percuotono sulla pancia destra, porgi anche l'altra, se ti sputano in faccia, lascia perdere, non li via a cazzotti. D'accordo? Dobbiamo osservare questo stile e sapere che se stiamo facendo quello che è bene e la volontà di Dio, il Signore ci aiuterà. E nel tempo quelli che oggi ci prendono in giro, verrà un giorno che piangeranno per averci preso in giro, non c'erano più niente da prendere in giro, perché i conti si fanno sempre a lungo termine, capite? Quelli che oggi ridono, anche questo, domani piangeranno, dice la Bibbia, e il contrario, quelli che oggi piangono perché soffrono per amore del Signore, domani rideranno. Quindi niente paura, siamo sempre assai felici se purtroppo veramente stiamo cercando di camminare dietro il Signore, di conoscerlo meglio e di vivere come lui vuole. Confidiamo sempre nell'aiuto della Madonna, confidiamo nel nostro aiuto nel combattimento spirituale e anche nel discernimento che ogni giorno dobbiamo.
dobbiamo esercitare in tante circostanze della nostra vita. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre, sempre.